festeggiato all'inizio un nuovo anno pastorale, l'augurio, e la domanda che la sua vita, attraverso anche la lettera che ci viene donata, affinché ne facciamo tesoro, possa da noi tutti quanti collaboratori suoi e soprattutto anche del Signore Gesù, essere per ciascuno di noi motivo di impegno e di gioia. Vorrei ricordare, che non è una casualità, la data del giorno d'ottobre, oggi, dedicazione, solennità di questa sua cattedrale. Lei, mi permetta di dirlo così semplicemente, rappresenta il Signore Gesù, che lo guardavo come sempre accogliente quando entriamo qui in questa cattedrale. E affidandoci a lui, affidandoci in questo mese del Rosario alla Vergine Santa, affidando anche la nostra città, le nostre città, la nostra nazione, chiediamo che questa serata sia davvero non soltanto un ascolto, un introdurre nei nostri cuori concetti, ma il vivere davvero quali le linee che diventano linee vive attraverso anche la nostra preghiera, il vivere la gioia di essere battezzati. Grazie eccellenza, auguri a lei di un buon sereno anno pastorale. Preghiamo. Infondi in noi, oh Padre, lo spirito di sapienza, di intelletto, di verità e di pace, perché ci aiuti a conoscere il vero volto della Chiesa che tu ci chiedi di costruire fin da oggi per il domani, per attuarlo nell'unità e nell'armonia con chi lo chiede. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio vive in con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Non sta senza sentire l'odore delle pecore.
Nuovo Testamento. Qui siamo abbastanza sicuri che la prima lettera scritta da Paolo sia la prima del Salonicesi, e a bocca o comunicato c'era precedente. Questo ringraziamento con cui Paolo apre la lettera, Paolo apre sempre le sue lettere con ringraziamento, saluta non soltanto.
un po' ardito, ho chiesto, al prete testimone, ho chiesto che l'Opa fosse l'insieme di questi tre tessere. Dato e versato anche se l'uomo non lo vuole proprio.
nell'anno di 5 provate il conto di qui con tutti le mani, sono forse io, no? Così che quando Goethe venne a Milano disse solo gli italiani muovono le mani così. E Leonardo poteva, no? Sono forse io. Ecco, questo è il profumo di Cristo. Versato su Cristo e che Cristo ci concede di fondere a tutto il mondo. Solo che noi rimaniamo uniti a lui, come dice Paolo. Noi infatti siamo il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Attenzione, le due mani, mentre lo stesso gesto, lo stesso pane dato e lo stesso calice condiviso, se lo accogliamo diventa un profumo di vita, se lo rifiutiamo e ci sottraiamo diventa un profumo di morte. Perché uno di qui, uno di là, è lo stesso gesto, dipende se noi diventiamo lingua corrente di questo. Da qui il sottotitolo della lettera, il profumo di Cristo, lo do per piccolo. Poi, volevo mettere un titolo questo, capite? Ma temevo qualche vescovo in giro per l'Italia, cioè magari si lascia giù, no? Allora poi avevo già fatto la prima lettera con la domanda, allora forse meglio titolarla ancora con la domanda. La domanda è venuta, ho lottato un po', soprattutto perché quel tempo lì, come sogni la chiesa di domani, è un tempo un po' pericoloso, perché i sogni era stregato. Era staccata la strada che posso avere una volta portava all'inferno, insomma, porta verso le altre comunità solitarie, no? Però mi ha fatto vedere che c'è anche un senso, mi ha fatto vedere questo, che c'è anche un senso biblico del verbo sognare. E è riferito a un'altra pagina, a un'altra prima pagina del Nuovo Testamento. Se quella che vi ho ricordato prima è la prima pagina scritta, questa è la prima pedicolare. La predica di Pietro a Pentecoste, dopo le 20 a Pentecoste. Sentite cosa dice Pietro. Uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Anche allora non stanno tanto attenti, perché deve attaccare l'attenzione. No? Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Questi parlavano lingue e ciascuno li ascoltava la propria lingua. Accade invece, ecco la citazione, sorprendente perché non viene mai citata nel Nuovo Testamento questa citazione, quello che fu detto per mezzo del profeta Gioide avverrà negli ultimi giorni, su tutti effonderò il mio spirito, dice Dio, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani, i vostri anziani avranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni, e anche sui miei servi, sui miei servi, nei giorni che fonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Interessante, vedete, nelle due dimensioni che ho disegnato con la mano, vedete quanto passi cardinali, no? Figli e figlie, i giovani e gli anziani, tutti insieme hanno questo compito di essere imitatori nostri e del Signore per dire e trovare al mondo il profumo di Cristo. Ecco, allora la mia prima riflessione di partenza. La Chiesa c'è per questo. Se non fa questo non c'è la Chiesa. Sarà un'associazione, preghiera, sarà la carta scaduta, tutte cose belle, importantissime, ma la Chiesa, se l'avessi inventata io, non fatto queste cose oggi, portavo a casa per sera e quindi richiamo tre volte un uomo, ma siccome è inventata lui, la Chiesa c'è per dire, donare Cristo agli uomini, e allora potete già tenere davanti il testo che la signora ha letto, c'è
basterebbe questo, potevo già andare a questa seconda, perché la terza sera anch'io cerco di essere un po', no? Fice tutte le sere scaldate, non vorrei portarlo. No? O siamo schermo o siamo canale, non c'è altro a vita, oddio, magari c'è anche un po' di grigiore in giro, ma fa schermo anche il grigiore. No? Anche una chiesa grigia. Dovrebbe andare a casa a tenere puliti tutti i vetri delle nostre chiese, ma non quelli delle chiese e delle vetrate, tutti i vetri che siamo noi, dobbiamo diventare così trasparenti, luccicanti, per lasciar passare e irradiare il calore e il colore di Cristo. La chiesa o è il canale che trasmette, oppure se solo sta figura diventa schermo e muro di Berlino. Difficilissimo la spaventare. La domanda che vuoi fare dice, ma non è proprio così necessaria la Chiesa, no? Ho sentito dire che in un testo del Concilio gli uomini, se seguono la loro coscienza, anche se anche in una quasi, si salvano, certo. La Chiesa non serve per andare in paradiso, ma serve per vivere una vita piena in terra e dunque anche per andare in paradiso. Serve per incontrare voi autentico di Dio, perché un volto autentico di Dio senza una testimonianza trasparente di cristiani può essere una maschera di Dio, come il testo di Giovanni dove si dice questa cosa, perché il volto autentico di Dio è il volto della ricchezza dell'unità dei tre, la comunione si fa attraverso la diversità dei tre, non è una comunione a spese della diversità, non solo nonostante la diversità, ma attraverso la diversità. Che detto è molto bello di nuovo, ma già di fuori. La Chiesa cerca per dire che il volto cristiano, cioè il volto che Cristo ci trasmette, ci comunica, con cui ci fa diventare contemporanei e ora, attraverso la sua parola e i suoi gesti di salvezza, è solo un volto che esprime una comunione. La parola comunione è diventata una parola vuota, perché noi abbiamo una concezione psichica della comunione, la tenendoci per mano se fa tanto caldo, se ci fa star bene, così misuriamo il palo con l'uomo, se è bravo. Così misuriamo se il gruppo catechista funziona, così misuriamo se la messa ci è piaciuta, per andare avanti con l'emozione, il benessere psichico, spirituale anche, dico, è il modo con cui noi diciamo che c'è la comunione. Domanda, la comunione è questo? Assolutamente sì. La comunione è solo questo? Assolutamente. Mettere al mondo si fa in fretta, far abitare proprio
essere solo in quanto solo testimoni. Testimoni non vuol dire, attenzione, il testimone seduttivo. Questa è una distinzione importante da fare nel pieno mondo. Qual è la differenza tra testimone seducente e testimone seduttivo? Il testimone seducente, lo dice la parola, se conduce, attira a sé. Paolo dice, siate imitatori vostri e del Signore. Attira a sé, ma per indicare il Signore. Perché poi ciascuno personalmente segue il Signore. Il testimone seduttivo è quello che attira a sé e sequestra a sé. Può essere il vecchio catechista, il vescovo, eccetera, manda un messaggio preciso. Dopo di me non c'è ne sarà più uguale. E l'altro capisce che deve dire ti seguirò ovunque tu vada. Uno non si confessa pure perché è cambiato il vecchio pacco. Ma che testimone è stato quello là se non ha messo in grado di vivere una vita spirituale, compresa la confessione, che sta in piedi da solo? E che può farlo solo con questo. Il primo seducente e il secondo seducente. La Chiesa cerca questo. Questa è la sua necessità. Io ho bisogno di riconoscere sul tuo volto ciò che manca tra la mia vocazione. Anche la più piccola, già spiegato altre volte questa, della sinfonia, anche l'ultimo strumento che sembra dell'accordatura complessiva di una sinfonia, solo il trillo di un piano, la Chiesa è fatta di questo, solo se hanno in Italia, ma spazio a tutti, questi elementi, la Chiesa dice, ma soprattutto dona il Signore. Se invece lo sequestra per sé, vuol dire che il Signore sì, e tu sei il Signore, non c'è altra strada. Ma gli altri non devono scegliere, anche Dio lo fa scegliere. Attraverso di te è una cosa difficile, ma i genitori lo sanno bene. I genitori donne, che origine controllata, capite? Hanno sempre saputo che loro diventavano veramente genitori, non quando il bambino nasceva, ma quando riusciva a partire per la vita. Ecco, la necessità della Chiesa così. Allora cosa comporta? Vi faccio questi tre approfondimenti che sono contenuti nella seconda parte della lettera. Nella terza invece saranno indicati cinque elementi pratici che vi ricorderò gli ultimi cinque minuti e serviranno invece per il lavoro che faremo successivamente insieme. Ci tengo molto a questi tre punti, li avete sentiti, sono riassunti nell'ultima, l'ospitalità dell'umano, l'eccedenza dello spirito, sapete, da l'uno in italiano, la differenza del cristiano e lo spirito umano. Ancora in modo più semplice, però, sono appunto missionalità, responsabilità comunale. La prima cosa su cui noi dobbiamo cambiare radicalmente, qui si dice una conversione profonda da fare, dobbiamo diventare tutti capaci di ospitare le nostre relazioni l'umanità delle persone e di lasciarci ospitare da questa umanità. Altrimenti noi potremo così dire che diciamo e vogliamo questo, ma passa sopra la testa, rimbalza persino sull'orecchio. Una volta dicevo che entra in felicità, rimbalza adesso. L'ospitalità dell'umano è, attenzione, è la doppia direzione. Sia noi dobbiamo assumere l'umano, i suoi modi di sentire, di esprimersi, di parlare, sono capaci di capire qual è veramente il risvolto umano della fede cristiana. Abbiamo noi la coscienza dentro che essere cristiani non vuol dire essere uomini e donne di serie B. Infatti, dalla concezione medica
dice, ah, io questo non posso farlo perché non sono cristiano, perché sono cristiano. Cioè, il cristiano è un uomo di no. Thank you.
parte. Queste sono parole che edificano. Ho letto questa bella cosa, ho visto questo. Già, ai nostri, quando ai nostri cibi, questo esercizio dei gruppi del post-concilio, qualche volta lasciati
tanto di me, neanche i tre vescovi ci sono verificati. L'ho detto più parole. La terza funzione del racconto è quella di stabilire spiragli di futuro, finestre d'azzurro, nel lettore o nell'ascoltatore, o meglio, nell'ascoltatore che poi diventa il lettore. Faccio un esempio meglio del Vangelo, che ho fatto ieri sera a Bocca, a cui tengo molto perché un po' l'ho scoperto io, ma ho avuto l'intuizione, poi sono andato a leggere con dei grandi esegeti, e solo un paio avevano accennato una cosa. Quanti sono i discepoli di Emaus? Tutti diranno due, no? Non c'è il nome, l'altro, la sua autora. Però se voi leggete il testo, all'inizio c'è tutto un terzo discepolo, al quale l'Evangelista scrivendo un racconto manda subito un messaggio secco, preciso. Dice che Gesù si accostò e camminava con loro. Ma il testo dice, Gesù in persona, Jesus autos, bisogna tradurre Gesù proprio di lui, o un posto di proprio fatto, un articolo, capito? Fatto ripetere in tutte le lingue d'Italia, si accostò e camminava con loro. Questa notizia che infatti ci sta dall'inizio non serve durante il seguito della ruota, perché per quel momento no. E sì che con quei ragazzi in agonisco avevano fatto tutti i 6 anni, 7 anni di seminario con Gesù. Eppure non lo riconosce. L'Evangelista che scrive il racconto porta dentro la sua situazione di essere un discepolo di seconda mano. E dice, ma guarda questi due, mi hanno fatto 7 anni, a seguire lui non lo riconoscono. Se fossi stato mai io l'avrei riconosciuto, però io sono distante. E l'Evangelista gli azzera subito la distanza. Gli dice che Gesù di persona, attenzione, è la prima volta che dice il nome, dopo che Gesù è morto, con un talento di influenza, tranne il capitolo 24, dopo il drammatico capitolo 23 sulla morte della morte. Però anche il terzo discepolo, il lettore, dovrà aspettare di fare 3 passi di primi 2 discepoli per poterlo riconoscere nel modo giusto almeno. Così che alla fine succede, attenzione, che dopo non si capisce la cosa che è più misteriosa del testo, perché i due quando lo riconoscono sparì da loro vista. Che è strano questa cosa. I due che erano presenti lo riconoscono sparì da loro vista, il terzo lettore per il quale era già sparito dalla sua vista lo riconosce ma ci vedrà più. Così che chi è distante e chi è vicino si trova nella stessa condizione, perché Gesù sa rendersi contemporaneo di tutti e di altri il suo spirito. Ecco la funzione del racconto. Consente di risolvere anche i dubbi, i tentennamenti, le deviazioni, di far diventare personaggio tra i personaggi. Nel Vangelo di Giovanni è bellissima questa cosa. Ci sono sempre messaggi per il lettore dentro, di fare anche le traduzioni, che sia che significa Cristo, produce. Poi intanto si fa la scritta, come si dite voi qui, lo scrivone, perché vuole rassicurare il lettore, si presenta come un autore che sa tante cose di artista. Ecco, questo che si trova in modo perfetto nel Vangelo dovrebbe avvenire, e termino su questa prima cosa, in questa ospitalità umana. Dobbiamo ritornare a star vicino alle persone, ad ascoltarle, ad aiutarle a leggere la loro vita, a trovare il loro sorvedica e ad aprire finestre di speranza. Se il cristianesimo non diventa ospitale così, se la Chiesa non dice prevalentemente questa cosa, non riesce poi a dirvi dentro neppure la differenza di Gesù.
ossigenata, parata, ossigenata, perché altrimenti il seme rimane come sulla crosta e muore con gli altri chili. Pensate quante parole abbiamo detto in questi anni. Cioè, c'è stato un tempo dove c'è stato un overdose di messaggio, è stato il tempo dopo il concilio. Prima venivano una messa, capivano il 5% sono riparti tra loro. Sacrificarsi, fare sacro, no? Un po' del nostro spazio, del nostro tempo. E la terza
stiamo sognando non vuol dire che è una nostra influenza. In realtà noi dobbiamo riceverla dal dono di Dio dall'alto. Dobbiamo farlo diventare dilatare il regno che accoglie, non potremo farla insieme. Noi guardiamo davanti sempre più l'immagine di chiesa dove i gruppi si scelgono tra di loro. Stiamo bene noi perché stiamo bene insieme. Voi troverete all'inizio della terza parte, il primo capitolo sulla parrocchia, che indica il punto di partenza. Le parrocchie saranno chiamate a una profonda trasformazione. Però tre cose devono avvenire. Primo, che la comunità cristiana è per tutto e per tutti, che è per ciascuno e che ha il diritto di muoversi. Ma questo potrà essere fatto se non facendo dentro uno stile comunionale, pur sarà tutto più difficile. Non è vero perché diciamo gli esercizi spirituali, alle riunioni che è insieme bello, queste cose, più a più il tipo è perché dopo se uno ha detto questo in una casa dice è stato un po' duro, insieme non è bello, fatto una cosa molto. Però insieme costruisce la storia delle persone. Fa compiere. Dobbiamo avere davanti di mia chiesa che è la chiesa che scelgo io, invece è la chiesa dove io sono scelto. L'ho detto forse qui un po' in mente perché ho guardato la porta là, no? Nel primo anno mi hanno dato più volumi, testi, volantini, deputati, chincaglierie ecclesiastiche, eccetera, sul proprio gruppo. Ma poi la mia domanda è, chi rimane in mezzo a questi gruppi di scelta? Chi si cura di noi? La parrocchia non può permettersi il lusso di quelli di cui nessuno si cura di quella volta abbandonati alla. Questa è la sua debolezza, ma questa è la sua vocazione. Anche chi chiama una volta sola, perché suo papà sta morendo improvvisamente, non si è mai fatto vedere in chiesa. E se tu in quel momento lì non ci sei, anche quell'unico spiraglio che si era aperto si è chiuso per sempre. Ecco lo stile comunale. Basterebbe la terza parte della lettera, poi indico, ma qui per la città bisognerà fare ragionamenti anche più, diciamo così, tarati, misurati sulla città, indico 5 punti, dico solo l'indice, delle trasformazioni pratiche, ma se non vogliamo trasformare solo in un problema, capite? Cambiamenti organizzativi. I 5 punti sono questi. Il punto di partenza, il volto missionario della parrocchia. La parrocchia, la prima avanti, dovrà essere una parrocchia che, dove i credenti, invece di essere destinatari, diventano soggetti. Bisogna girare 180 gradi credenti. Non devono essere lì davanti. Devono essere fianco insieme per camminare nella stessa direzione. E allora bisogna sapere in questa operazione che cosa deve rimanere, qual è lo chiave del testo, il sugo dalla storia della parrocchia. Quella tridentina, una chiesa, un campanile, un sacerdote, è finita. Io ho detto che
figli e laici era fatta, vedi, perché non uno tutti, ma uno alcuni, tutti troverete di queste cose. In mezzo indico tre piste pratiche. La prima, appunto, che dovremmo fare spazio a figure di laici impegnati prima gratuitamente, poi magari a partire, poi pochissimi anche a tempo pieno, per i servizi all'interno e all'esterno. Quando parliamo di ministeri non parliamo solo di ministeri dell'interno e dell'interno, anche perché questa divisione tra interno e esterno è falsa. Un secondo percorso sarà sulle nuove famiglie, dovremo dedicare in questa corte umana l'attenzione alle famiglie dei primi 10-15 anni. Noi facciamo un discorso genetico sulla famiglia, no? Perché 10-15 anni hanno dentro due cose importanti, è diventato difficile iniziare a vivere insieme. Avete visto? Non avevo racconti per indicare il senso di questa cosa e non ho già pensato da solo. La convivenza è il bricolaggio dell'iniziare a vivere insieme. Bricolaggio è il percetto di qui, il percetto di là, il percetto di là, come ti segue. Ma rispondo al problema serio, che iniziare a vivere insieme è il fatto di questo. Proviamo, perché tu puoi provare che 5 anni, ma che succede nei 50, 60, non riesci a trovare un 5 anni. E il secondo tema molto importante è il senso del figlio. Ho sentito un'indagine sconvolgente a Torino, la settimana sociale di Cattolici. Noi abbiamo sullo stesso campione di coppie il desiderio di 2,2 figli e la realizzazione pratica di 1,4 figli. Già tra il figlio desiderato e i figli effettivamente fatti in Italia oggi c'è uno spread di 0,8. Bisogna dire spread, se no. 0,8 su 2 punti per su 1,4 di figli reali, è una cifra spropositata, numericamente parlando. E la seconda cosa sconvolgente che abbiamo imparato, ce l'abbiamo imparato, forse c'era, è che i figli degli immigrati per ora hanno compensato la nostra denatalità, ma in 5 anni tornano a fare come noi. In 5 anni tornano a essere intorno al 2%. Per uomo, per un animale genetico, imita ciò che hanno fatto. Ecco allora l'attenzione alle famiglie di 10 anni. Il terzo punto sono i giovani, di cui abbiamo parlato lo scorso anno, che però quest'anno è l'unico sotto il profilo di rinnovare il volto della parrocchia. Ormai che questi giovani hanno appunto un orizzonte di azione, crescita che è più ampia di una normale parrocchia. Noi dovremmo servirlo dentro e potranno insegnare a noi appunto campanisti accinamente a difendere il proprio piccolo orticello forse una chiesa popolare. Così dico che tutto termina il punto di accordo, il nuovo punto dell'unità popolare. Qui abbiamo in città il Misticino, già in altre parrocchie, e questa è una benedizione. Vi do solo il numero, nella parrocchia i numeri, cioè questo è il numero. Nella diocesi di Novara abbiamo 340 parrocchie. Vi do perché tutti siano coinvolti nella sensibilità comune. Di queste 340 parrocchie, 64 sono sotto i 200 abitanti, 75 sono tra i 200 e i 500 abitanti. Vuol dire che 138, 140 su 340 sono sotto i 500 abitanti. Insieme hanno queste 540 parrocchie, hanno una popolazione di riferimento di 35.000 abitanti. La diocesi a 565. È l'unica nota del testo, troverete in questi i testi. Se noi la metteremo in rete queste piccole parrocchie, ma anche le grandi non daranno il loro esempio a lavorare insieme, moriremo. La Chiesa del
Ma noi non vogliamo che in questa lettera pastorale il nostro desiderio del Vescovo si fermi qui, come una bella suggestione, ma questa lettera pastorale deve diventare il punto di partenza di un cammino davvero nuovo. Non si tratta di fare chissà quale cosa. Il primo passo è quello, ce lo ha fatto intendere bene il Vescovo, è quello di lasciarci appassionare, di lasciarci coinvolgere, di lasciarci trasformare da questo stile. Non sono esortazioni, quelle che ci ha dato, è molto di più. All'inizio, proprio commentando il titolo che ha voluto dare alla lettera, ha citato quella bella espressione degli Atti degli Apostoli, riportata da Pietro dopo la Pentecoste, riprendendo il profeta Gioele: fonderò il mio spirito su di voi. Questo spirito è stato effuso su tutti di noi, e proprio per questo spirito noi vogliamo usare, mettere ad opera per dare un volto diverso alla nostra Chiesa. E allora concretamente che cosa accade? La lettera pastorale la avete tra le mani, la potete avere da leggere, ma abbiamo preparato una mediazione di questa lettera che, riprendendo lo stesso titolo, come sottotitolo dice Linee Guida, è il fascicolo che io ho tra le mani in questo momento. Che cosa è questo? Cosa sono queste linee guida? Sono un po' sminuzzare il contenuto
vuol mettere comunità religiose. Nessuno deve sentirsi escluso dalla comunità religiosa, ci sono delle religiose che lavorano per le parrocchie, ma anche coloro che hanno altri servizi, vivono altri doni, tutti, ciascuno nella propria comunità è chiamato a dare questo contributo, così sarà per gli uffici pastorali di Curia e quant'altro. Tutto quello che ragioneremo, tutto quello che lo Spirito ci suggerirà, verrà raccolto attraverso anche un'organizzazione che ciascuno si darà, una piccola segreteria, e attraverso i vicari territoriali sarà poi inviato in diocesi, dove con un piccolo gruppo di lavoro, abbiamo chiamato una giunta, cercheremo di far tesoro di quel lavoro e quelle suggestioni che verranno per predisporre il percorso del prossimo anno. Quel prossimo anno l'intenzione è quella di vivere delle assemblee, non sappiamo ancora quanto, potremmo sarà necessario, che rielaboreranno i contributi di tutti per arrivare poi nel maggio 2015 ad una grande assemblea ecclesiale dove insieme con il raccogliendo proprio tutto quello che c'è stato potremo davvero dire ecco questa è la Chiesa che noi vogliamo. Queste sono anche le decisioni concrete come al termine della sua riflessione che Vescovo ci ha detto, insieme noi decidiamo. Allora vedete, non è, è un'occasione straordinaria, mi permetto proprio di insistere con passione su questo, non perdiamo questa occasione, tutti siamo davvero coinvolti in questo cammino. L'obiettivo è che ci sia la più larga partecipazione e coinvolgimento di persone. Modalità dove si possono trovare. Quindi tre tappe che corrispondono al mese d'ottobre, dicembre, febbraio, marzo e aprile, maggio. Mi rendo conto che è un po' stretto, proprio per questo sono certo che non riusciremo a fare tutto, ma quello che è possibile, almeno un incontro per ognuna di queste tappe, certamente sì. Vi dicevo che in questo sussidio trovate alcuni passaggi, degli estratti della lettera e poi delle domande, domande che sono soltanto indicative, se possono servire anche per una riflessione, altrimenti c'è la possibilità davvero di spaziare. Lasciamoci andare davvero in questo sogno che non è un'evasione, ma è un dire no, noi crediamo, questo dono che è la nostra Chiesa è troppo grande per vivacchiarlo, per andare avanti, magari lamentandosi, magari ognuno tirando dalla sua parte, stiracchiandoci, no, è davvero un'occasione per dire se vogliamo essere davvero una Chiesa fedele a Dio, di amica dell'uomo, come un famoso slogan che conosciamo bene, di Monsignore del Monte. Ecco, questo allora è l'augurio, questi sussidi li hanno i vicari, chiederei soprattutto ai sacerdoti di rivolgersi al proprio vicario per farsi dare le copie che ritengono necessarie, in caso dovessero terminare, è facilissimo fotocopiarle e poi questi giorni l'ufficio comunicazioni provvederà anche a metterlo online sul sito della diocesi in modo che ci sia la possibilità di camminare tutti insieme. E allora l'augurio termine proprio di ciascuno di fare davvero la propria parte, nessuno si senta ai margini, ma è soltanto
che di solito in tutte le chiese locali di